Seguite questo match con me, Pierluigi Pardo, e ovviamente anche con Stefano Nava. Speriamo che sia una partita divertente, Pier, lo scopriremo insieme tra pochissimo. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Questa squadra può dirsi soddisfatta del proprio avvio di campionato, considerando che stanno facendo molto meglio del previsto. Se continua così, un piazzamento a metà classifica potrebbe andarle stretto. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Partono con un rifinitore trequartista, e quindi 5-3-1-1, se preferite 5-4-1. A centrocampo si schierano con il rombo, vedremo se si rivelerà una scelta azzeccata o meno. C'è spazio per andare. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ottima la lettura del difensore, che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Contrasto pulito, pallone in out. Ci sono metri a disposizione. Potrebbe andare a cross. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria. I difensori ovviamente corrono a vuoto. Ecco il tiro. Respinge il difensore. Vedremo se anche oggi gli ospiti forniranno la consueta prova di solidità in difesa, come hanno fatto finora. Non a caso sono la squadra meno battuta di tutto il torneo. Poter contare su una difesa... Attenzione! Pallone che vola alto, nessun problema per il portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Difensore che... Occasione per passare in vantaggio. Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Ma che riflessi, Pier. Davvero una parata eccezionale. Se la cava sotto pressione. Occhio al traversone. Non la blocca. Si avvicina all'area. Buon intervento difensivo. Passaggio perfetto. Ottimo intervento difensivo. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Buono il dai vai. Prova a calciare. Potevano sbloccare la gara. Già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. Premia la corsa sulla fascia. Guadagna metri verso l'area. Sta avanzando. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Intervento decisivo. Buono l'anticipo del difensore. Palla spazzata in calcio d'angolo. Intervento decisivo del difensore. Corner battuto in mezzo. Ci mette il fisico.
Ottimo intervento. Prova a pressare. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Saranno 2 minuti di recupero, come indica il quarto uomo. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ali Abdi. E l'arbitro manda tutti negli... Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Guadagna metri. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Cerca la porta. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Puntuale qui il difensore nel recupero. Dopo le molte voci, la notizia clamorosa ormai è ufficiale. Cristiano Ronaldo è stato ceduto alla Juve, dal Real Madrid. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato, per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Occhio al corner, attenta qui la difesa, palla allontanata. C'è il pressing. Ci sono metri a disposizione. Palla respinta dal difensore. Va con il possesso palla. Il difensore ti fa saltare. Pericolo! Pallone spazzato via bene dalla difesa. Occhio che guadagna metri. Tutto è pronto per il rinvio dal fondo. Cambio tattico per dare una svolta alla gara. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante e ha riconquistato il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Tentativo di chiusura. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. C'è spazio davanti a sé. Niente da fare, gran recupero difensivo. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Ha spazio per tirare. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Mancano 20 minuti alla fine. C'è spazio per andare. Cross in mezzo. Risultato che si sblocca dunque. Abbiamo dovuto attendere più di un'ora di gioco per vedere il primo gol del match. Partita che è scivolata via sui binari dell'equilibrio. Questa rete cambierà sicuramente il tema tattico, non c'è dubbio, costringendo la formazione avversaria a usare di più se vogliono pareggiarla. Sfortunato quel portiere, aveva quasi intercettato il tiro, era lì. La palla è entrata lo stesso. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ancora un passaggio perfetto. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio.
sembra risentire ancora della botta di prima, si vede che non è fluido nella corsa. Palla che termina oltre la linea di fondo. Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Apre di testa. Punta l'area. Arriva la segnalazione. Sarà offside. Chicche Sola. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. C'è il triangolo. Ancora 4 minuti da giocare. Si avvicina all'area. Buona la chiusura. Ci saranno 2 minuti di recupero. Hanno metri a disposizione. Puntuale qui il difensore nel recupero. E si chiude qui anche il secondo tempo. Oggi sono...